questa manifestazione è il numero 1 o no, numero 2? La seconda edizione di questa manifestazione. Io che rappresento un po' l'economia, diciamo, della città, quando abbiamo queste manifestazioni cerchiamo sempre di stare vicino in quello che possiamo fare. Questa ci è sembrata una cosa importante e bella e abbiamo deciso di stare vicino non solo per il Corpo Commercio, ma anche come Prima d'Italia, perché Prima d'Italia è sempre il Corpo Commercio, quindi quando dico Corpo Commercio ci siamo tutti. Faccio un applauso a Sara Ruffinelli, che con Sara Ruffinelli noi del Corpo Commercio abbiamo anche una sinergia importante che insieme facciamo altre cose, andiamo alla ricerca di altri personaggi, di altre cose. Quindi con l'occasione la ringrazio veramente, anche perché veramente ci dà una mano anche a fare queste cose che non so fare, sono abbastanza difficili. Quindi grazie Sara per quello che fai e per questa cosa, bella manifestazione. Siamo contenti di starci e quindi io non c'ho nient'altro da dire, perché la manifestazione è tutta loro e noi abbiamo dato solo un baroncino e un piccolo aiuto da quello che potevamo fare. Quindi grazie e che ben vengono queste manifestazioni. Allora, prima di tutto grazie a te Aldo, perché in fatto di fare con la città tu sei il maestro, cioè noi parliamo da te sul fare, quindi noi veniamo tutti dietro a scia. La manifestazione non è solo mia, è stata ideata da me e Sara Torani, e poi grazie alla collaborazione con l'associazione Amici di Sperlo, Custodi di Drama, siamo riusciti a mettere in piedi questa macchina grandissima, non facile, però ci siamo riusciti nella prima edizione e speriamo di fare il bis, anzi di migliorarci con la seconda. Dobbiamo ringraziare le varie collaborazioni, tra l'altro anche con la CNOSPAP, Casa del Ragazzo, qui abbiamo dei rappresentanti, la professoressa Ciancarione, i ragazzi parrucchieri, diciamo, adesso non so come operatori del benessere, e poi parleranno anche loro per quanto riguarda la loro parte, poi lascio la parte a Sara per il programma e anche tutto il resto. Sì, ringrazio anche io, non ripeto tutti i ringraziamenti di Sara, insomma, soprattutto tutti coloro che ci hanno dato il patrocinio e che ci hanno sponsorizzato, quindi per esempio anche la fondazione qui rappresentata la domanda, e anche tutti i nostri sponsor, come vedete qui nella locandina, perché senza di loro comunque non saremmo riusciti a ingrandirci, perché siamo alla seconda edizione, come dicevamo all'inizio, e abbiamo raddoppiato, sostanzialmente più che raddoppiato, la dimensione del festival rispetto all'anno scorso. Quindi l'anno scorso siamo partiti con una location e una ventina di espositori tra libri e progettistica e un ospite speciale che è stata l'autrice Licia Troisi, che è un po' la regina del fantasy italiano per quanto riguarda la letteratura. Quest'anno avremo invece due location, di nuovo l'esterno Piermalini e anche quest'anno nella corte del Palazzo Princi, avremo una
lasciamo la parola a Francesco che ci dirà sentiti molto
questa veramente in questo festival. Volete dire qualcosa? Come ti come lavorare? Ti è piaciuto lavorare con sì, Selma? Sì, sì, molto. De Rosa, molto personale. Sì, ringrazio molto Sara e Sara per averci coinvolto in questo in questa esperienza molto bella. Grazie a voi. E niente, abbiamo preparato delle testine, dei costumi da portare a questo festival. E come ha detto la professoressa, chi vuole farsi i capelli, gli faremo i capelli, le acconciature e le varie cose. Bene, siete pronti per me? Sì, lo supererò. Anni prossimi possa crescere il festival e crescere.
crescere il supporto, perché ripeto, che ho garantito questa messa a sistema è molto importante. Quindi porto il saluto e l'apprezzamento di tutta la fondazione, del CDA, del presidente e del direttore generale Tonietti, e auspico un grande successo. È veramente una crescita continua, perché è una bella, bellissima cosa. Oltretutto, e qui lo dico da persona alle spalle di una lunga esperienza scolastica, io ho pensato molto ai giovani, no? In un primo momento ho pensato a quei giovani, perché ripeto, forse per la mia formazione, eccetera, non avevo approcciato molto questo genere. Scusate se mi dilungo, però c'è un valore aggiunto, perché siccome piace moltissimo effettivamente già nella scuola primaria, come avete detto, avete ricordato, nella scuola media, eccetera, questo può, come dire, avvicinare i giovani alla lettura, che è anche una modalità, una via maestra per avvicinare i giovani alla lettura e quindi alla cultura in generale, che credo che sia fondamentale, lo stanno sempre oggi più che mai, perché anche la brevità dell'informazione, eccetera, no? Comunque come dire, ci fa riflettere sul fatto che invece trascorrere qualche pagina, qualche ora su un libro, su una pagina scritta, poi che sia un Kindle, vabbè, uguale, è fondamentale, perché altrimenti i tempi di attenzione. Voglio non capire bene questa cosa della biblioteca.
visione e quindi la crescita culturale. Quindi siamo molto contenti, un grande in bocca al lupo, siamo sicuri che in futuro lasceremo il segno, anzi lo state già facendo. Un grande in bocca al lupo. Grazie. Grazie. Siamo l'amministrazione comunale perché ci sono tutti questi eventi a Foligno e grazie alla vostra apertura e alla vostra disponibilità, altrimenti quindi siamo noi che vi dobbiamo ringraziare. Come diceva tu lo dici, poi insomma. Abbiamo celebrato recentemente. È evidente perché se noi avessimo trovato delle porte chiuse comunque il festival non avrebbe avuto questo la nostra città, i luoghi di Foligno appartengono al comune, appartengono a tutti coloro i quali hanno la voglia, la forza, la fiducia e di fare e di proporre qualcosa che serva a tutti noi per crescere. Ogni volta che c'è una proposta del genere, tutte le volte il limite è possibile perché l'auditorium già sinceramente alla mano di nuovi uffici, già quando siamo sold-out da quei giorni fino a fine, una cosa pazzesca e saremo così a dire no a qualcuno evidentemente, però ogni volta che c'è una iniziativa di questo genere noi abbiamo il dovere di essere presenti e di metterci a disposizione. Vi aspettiamo. Con l'occasione appunto voglio ringraziare, ho ringraziato sempre l'amministrazione comunale, però voglio dire una cosa che su questo che ha detto l'assessore Guarelli, la disponibilità di questa amministrazione. La voglio sottolineare, io perlomeno per quello che riguarda la componente di questa città, però c'è sempre questa grande disponibilità, veramente, ma proprio la disponibilità proprio alla grande per i luoghi, per tutto quanto. Quindi ecco, avendo un'amministrazione che è così disponibile, effettivamente si può lavorare bene, si può fare qualche cosa di interessante, poi io mi metto un tempo insieme a quegli altri perché da soli ormai si fa tanto poco e quindi si può crescere insieme. Io se posso, visto che poi abbiamo anche la stampa, e proprio grazie al ventilato, a sto proposito, magari prendiamoci tutti insieme, approfittando anche di questo festival, no? La fantasia significa anche cultura mentale, significa anche sogno, significa anche percorso, no? Che magari può apparire difficile da realizzare adesso, ma poi domani attraverso la forza, la voglia di fare, diventa invece praticabile. Insieme dobbiamo pensare ad ulteriori spazi della nostra città, non necessariamente solo centro storico, ulteriori spazi che siano contenitori di tanti eventi culturali, sociali che si stanno manifestando. Non è semplice, però dobbiamo tutti insieme immaginare che si possa crescere anche dal punto di vista logistico.